Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono sempre sicurissimi, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. Tutte le scienze esatte sono dominate dall'idea dell'approssimazione. Le opinioni dell'uomo medio sono molto meno stupide di quel che sarebbero se pensasse con la sua testa. La moralità delle relazioni sessuali, quando è libera da superstizioni, consiste essenzialmente nel rispetto per l'altra persona, nel non volerla usare soltanto per il piacere personale, senza riguardo per i suoi desideri. C'è una Bibbia su quello scaffale laggiù, ma la tengo vicina a Voltaire, veleno ed antidoto. Non con i sentimenti pacifisti, ma con una organizzazione economica mondiale, l'umanità civile potrà essere salvata dal suicidio collettivo. Una buona vita, come io la concepisco, è una vita felice. Io non voglio dire che se sei buono sarai felice, voglio dire che se sei felice sarai buono. In etica come in altri campi del pensiero umano ci sono due tipi di opinioni, da una parte quelle rette sulla tradizione, dall'altra quelle che hanno qualche probabilità di essere giuste. L'uomo capace di grandezza d'animo spalancherà le finestre della sua mente, lasciando che i venti la investano liberamente, soffiando da ogni parte dell'universo. Egli vedrà se stesso, la vita e il mondo con la lucidità concessaci dalle nostre umane limitazioni, rendendosi conto della brevità e della piccolezza della vita umana, egli si renderà. Tre passioni, semplici ma preponderanti, hanno governato la mia vita: il desiderio di amore, la ricerca della conoscenza, e la insopportabile pena per le sofferenze dell'umanità. Trovo strano si possa pensare che una divinità onnipotente, onnisciente e benevola abbia preparato il mondo, da nebulose senza vita, in tanti milioni di anni, per poi ritenersi soddisfatta dall'apparizione finale di Hitler, Stalin e dalla bomba H. La vita retta è ispirata dall'amore e guidata dalla conoscenza. Per quanto possa ricordare, non vi è una sola parola nei Vangeli in lode dell'intelligenza. Uno dei sintomi dell'arrivo di un esaurimento nervoso è la convinzione che il proprio lavoro sia tremendamente imponente. Se fossi un medico, prescriverei una vacanza a tutti i pazienti che considerano importante il loro lavoro. Se un filosofo è un uomo cieco, in una stanza buia, che cerca un gatto nero che non c'è, un teologo è l'uomo che riesce a trovare quel gatto. Essere oggetto d'amore è una causa potente di felicità, ma l'uomo che chiede l'amore non è colui al quale viene concesso. L'uomo che riceve l'amore è, generalmente, colui che lo dà. Ma è inutile tentare di darlo per calcolo. Allo stesso modo che si può prestare del denaro a interesse, poiché un affetto calcolato non è sincero e chi lo riceve. L'educazione dovrebbe inculcare l'idea che l'umanità è una sola famiglia con interessi comuni.
che di conseguenza la collaborazione è più importante della competizione. Non ci si può fidare che agiscano con umanità o pensino con giudizio né un uomo né una folla né una nazione quando sono sotto l'influenza di una grande paura. L'uomo che tenta di conquistarsi l'affetto altrui con delle buone azioni fa invece l'amara esperienza dell'ingratitudine. Il passo successivo, in un movimento fascista, è quello di affascinare gli sciocchi e mettere la museruola agli intelligenti, con l'eccitazione emotiva da un lato e il terrorismo dall'altra. Per essere felici, la vita deve trascorrere per lo più tranquilla, poiché la vera gioia può vivere soltanto in un'atmosfera di tranquillità. Ci sono due motivi per leggere un libro. Uno, che puoi godertelo, l'altro, che puoi vantarti di averlo letto. Mi oppongo a tutta la superstizione, sia musulmana, cristiana, giudea o buddista. Una certa capacità di sopportare la noia è quindi indispensabile per avere una vita felice, ed è una delle cose che si dovrebbero insegnare ai giovani. Il fatto che un'opinione sia ampiamente condivisa non è affatto una prova che non sia completamente assurda. Infatti, a causa della stupidità della maggioranza degli uomini, è molto più probabile che un giudizio diffuso sia sciocco piuttosto che ragionevole. L'uomo necessita, per la sua felicità, non solo di rallegrarsi di questo o di quello, ma di speranza e intraprendenza e cambiamento. L'uomo che cerca la felicità agirà saggiamente tendendo al possesso di un numero di interessi sussidiari da aggiungere a quelli centrali sui quali la sua vita è costruita. La cosa seccante di questo mondo è che gli imbecilli sono sicuri di sé, mentre le persone intelligenti sono piene di dubbi. Coloro che hanno un lavoro lavorano troppo, mentre altri muoiono di fame senza salario. Quando ero giovane mi piaceva la matematica. Quando la matematica è diventata troppo difficile, mi sono dato alla filosofia. E quando la filosofia è diventata troppo difficile, sono passato alla politica. Credo che quando morirò il mio corpo si decomporrà, e nulla del mio io sopravvivrà. Non sono giovane, e amo la vita, ma disprezzo il terrore dell'annichilimento. La felicità non è meno vera solo perché finisce, e nemmeno il pensiero e l'amore perdono valore perché non sono eterni. Non solo intellettualmente la religione è dannosa, ma anche moralmente, perché la sua etica non contribuisce alla felicità. Le chiese si opposero all'abolizione della schiavitù e, ai nostri giorni, si oppongono a qualsiasi programma di giustizia economica, con qualche rara eccezione ben reclamizzata. Il socialismo è ufficialmente condannato. Le cose indispensabili alla felicità umana sono semplici, così semplici che le persone complicate non sanno costringersi a riconoscere quali sono le cose delle quali sentono realmente la mancanza.
La storia ci presenta persone ben più sagge di Cristo. Citerò soltanto Buddha e Socrate, che, sotto questo aspetto, mi appaiono molto superiori. Le polemiche più feroci sono quelle su questioni per cui non vi è alcuna prova valida in entrambi i casi. Poche persone riescono a essere felici senza odiare qualche altra persona, nazione o credo. Un mondo in cui lo spirito creativo è vivo, in cui la vita è un'avventura piena di gioia e di speranza, basata piuttosto sull'impulso a costruire che sul desiderio di mantenere ciò che si possiede o di impadronirsi di ciò che è posseduto dagli altri.